Allora, siamo arrivati a questo punto. Abbiamo fatto il manico praticamente, e prima di incollare la tastiera, che è questa, dobbiamo fare l'incastro a coda di rondine. Si fa prima il maschio e poi la femmina. Cioè, quindi prima questa parte del manico e poi quello sulla casca. Questi due li abbiamo fatti, adesso dobbiamo sollevare da questa parte. Uno. Due. Questa è la nostra coda di rondine che andrà inserita sul corpo, e vabbè, e questo è uno. Una volta fatto l'incastro a coda di rondine da questa parte, il maschio, dobbiamo fare la femmina, quella che si accenna qui, e per farlo useremo scalpello. E ho già segato una parte di questo, eccolo qua, e adesso un po' alla volta si scalpella via, ecco, e adesso con la seghetta si va e si continua così, si continua fin tanto che non si è fatto completamente la coda di rondine. Togliendo un pezzettino alla volta, ecco qua, fatto l'incastro qui a coda di rondine, e adesso il manico si monta, eccolo qua, due colpetti sul martello, eccolo qua. Bene, operazione riuscita. Adesso possiamo incollare la tastiera.